Procediamo quindi ora andando a creare appunto dei test per il nostro controller. In particolare abbiamo detto che il nostro sistema ha già definito un file di scaffolding per il test della nostra applicazione, del nostro controller. Questo può essere migliorato ovviamente andando a definire quali sono i comportamenti che il nostro controller avrà di partenza. Innanzitutto, il nostro controller dovrà definire uno scopo attraverso cui dovrà interagire. In questo caso, quindi, attraverso la direttiva rootScope new viene creata una nuova variabile di scope che verrà poi fornita come servizio al nostro controller. Ovviamente, oltre a questo, abbiamo anche la necessità di andare a creare una variabile di scope. Una variabile che viene fornita al sistema di test come servizio HTTP. Non vogliamo però far sì che il nostro test debba in qualche modo andare ad interagire con un servizio di backend. Per fare questo, Angular mette a disposizione tutta una serie di servizi per moccare il comportamento delle chiamate HTTP. Dobbiamo andare quindi a realizzare altri due servizi, implementare altri due servizi, HTTP e HTTP di backend, e questi servizi permetteranno di creare dei backend fake attraverso cui noi possiamo andare a eseguire i test della nostra applicazione. Caso abbiamo creato un backend simulato, creiamo una richiesta HTTP fake e definiamo il modo in cui il nostro servizio HTTP dovrebbe rispondere nel momento in cui viene effettuata una chiamata a un path specifico. Quindi in questo caso stiamo dicendo al nostro sistema di test, guarda, nel momento in cui viene effettuata una GET a questo path specifico, dai la seguente risposta. Risposta con un codice 200, quindi risposta corretta, fornendo una serie di dati, ok, di tipo, del tipo indicato di seguito. Quindi abbiamo definito un nuovo servizio HTTP, abbiamo creato un nuovo backend virtuale e possiamo fornire al nostro controller il servizio HTTP. A questo punto possiamo andare a testare il comportamento di risposta del nostro controller. Nel momento in cui andiamo a utilizzare un servizio di tipo HTTP moccato, per permettere di simulare anche risposte asincrone con tempi diversi, il sistema di HTTP backend non infierà la risposta fin tanto che non viene effettuato il flush dell'operazione. Quindi dobbiamo forzare anche la risposta da parte di backend verso il client. Una volta fatto questo, il client completerà la richiesta, potrà eseguire quindi tutte le operazioni necessarie e darà una sua risposta. Procediamo quindi andando a testare che il nostro controller debba rispondere fornendo all'interno della variabile scope una variabile nazioni che deve essere definita. Possiamo quindi procedere con l'esecuzione dei nostri test. Per fare questo possiamo utilizzare sempre grant per invocare karma e quindi vedere le informazioni relative ai nostri test. In questo momento il nostro test ha una sola asserzione e in questo caso il risultato è positivo. Quindi i nostri test passano con successo. Proseguiamo ora arricchendo i nostri test da tutte le operazioni che vogliamo controllare all'interno del nostro controller. Abbiamo aggiunto un'altra serie di controlli che devono essere effettuati e nel momento in cui eseguiremo i nostri test, probabilmente alcuni di questi non passeranno. In questo caso, alcuni dei test che abbiamo implementato non sono ancora validati dal nostro controller. Dobbiamo quindi procedere andando a settare tutta una serie di informazioni, a implementare la business logic all'interno del nostro controller per far sì che i test passino in maniera coerente.
In particolare, non è settato un valore di status, lo status dovrebbe avere un valore positivo, dovrebbero essere settati una serie di valori che devono essere elaborati all'interno del nostro controller. Quindi il codice del nostro controller andrà a introdurre tutta una serie di informazioni, di logica, per far sì che i nostri test passino con successo. In questo momento la nostra applicazione mostra l'elenco delle nazioni prese da una sorgente dati esterna. Quello che vogliamo andare a fare adesso è l'introduzione della possibilità di selezionare per la comparazione alcune di queste informazioni. Per fare questo iniziamo andando a introdurre un nuovo elemento che permette di selezionare un'informazione delle nazioni. Questo viene fatto attraverso l'aggiunta di una proprietà al nostro modello. In particolare, quello che vogliamo andare a fare è introdurre un nuovo campo che venga collegato in maniera automatica al modello della nazione corrente. Cosa vuol dire? Aggiungiamo una nuova checkbox. Lo stato di questa checkbox, è correlato all'attributo compare della nazione corrente. E nel momento in cui questa informazione venga modificata, automaticamente il modello dell'oggetto nazione corrente viene aggiornato di conseguenza. Quindi nel momento in cui noi andiamo a flaggare lo stato della checkbox per una nazione, automaticamente l'attributo compare della nazione corrente viene settato a uno stato true. Poiché tutte queste informazioni sono all'interno di uno scope del controller corrente, possiamo anche mostrare alcune delle nazioni, cioè mostrare soltanto le nazioni che hanno lo stato compare attivo. Questo viene fatto utilizzando sempre lo stesso elenco di nazioni, su cui andiamo a iterare attraverso sempre la direttiva ngrepeat, applicando però un filtro in cui diciamo che vogliamo utilizzare in questo ciclo soltanto le nazioni il cui stato compare ha un valore true. Quindi il filtro a priori andrà a mostrare soltanto le nazioni che hanno un valore di compare positivo. Se andiamo a vedere cosa succede alla nostra applicazione, vediamo che nel momento in cui noi andiamo a selezionare alcune di queste informazioni, l'elenco delle nazioni con lo stato attivo viene aggiornato. Possiamo quindi procedere con l'aggiunta e la rimozione di questi valori e automaticamente il fatto che lo scope sia unico e che la nostra applicazione aggiorni il modello della nazione in maniera automatica fa sì che noi abbiamo l'elenco delle nazioni che correntemente sono state attivate. Quindi, in base alla variazione dello stato del modello, automaticamente Angular aggiorna l'elenco delle informazioni constate nel markup.